Allora, quello che è dono di Dio, no? Di questo amore e di questo rinnovamento del cuore, che è dono grande del Signore, deve crescere e cresce nel momento in cui noi continuiamo a cercare, a desiderare l'incontro con il Signore Gesù. E questo lo facciamo nella preghiera. Questo lo facciamo nell'incontro con Lui nei sacramenti, nell'Eucaristia. Questo lo facciamo anche, ce lo ricordiamo sempre, in tante occasioni della nostra giornata, quando abbiamo la possibilità di sentire nell'intimo del nostro cuore il nostro nome e siamo invitati a riconoscere Gesù che ha un aspetto diverso da quello che possiamo immaginarci noi, all'aspetto di tante persone, di tanti fratelli che ci passano accanto e che forse chiedono un'attenzione particolare, un momento per fermarci e per guardare verso di loro. E allora questo tempo della Pasqua non deve essere soltanto il ricordo di quell'avvenimento grande e straordinario che ci ha portato la salvezza, ma deve essere anche, con l'aiuto di Gesù risorto e con l'aiuto dello Spirito Santo che gli ci dona, anche la ricerca di questa comunione più profonda con Lui, nella preghiera e anche nell'attenzione ai fratelli. Questo vogliamo fare in questo cammino che ci deve accompagnare durante questo tempo della Pasqua, che possiamo ogni giorno con Gesù risorgere a vita nuova. Amen.